da voi, diciamo, quello che è l'andamento dei lavori e quello che sarà poi ufficialmente il ruolo delle scuole. Maurizio Martina, che è sottosegretario alle politiche agricole con la delega all'Expo, il senatore Franco Chiarelli, che appunto da in Senato si occupa di prima linea anche di Expo e fa parte della commissione antimafia, il vice sindaco di Milano, Ada Lucia De Cesari, Arianna Genzi, che è coordinatrice di Milano, e la coordinatrice di zona Nord di Ada Maria Giordana. Thank you.
Casaldo, che è un'area che cui si è digestiva sono svegliata. È un'area su quale ci sono dei progetti, ci parlerà la bonifica, non sarà pronta per Expo, però già relativamente a Expo vuol dire da lì avere un progetto che coinvolge per Expo ma anche da ora, e che vuol dire che poi ci fa il territorio non per edilizia residenziale ma per un rilancio di quelle che sono le attività produttive o attività produttive. Ricordiamoci che la zona 9 a Sacco, la zona 9 nord di Milano, non voglio, ha fatto la storia dell'Italia produttiva del Novecento, perché pensiamo come stesso di Movisa, piuttosto che le grandi fabbriche della Ricocca, le zone confinanti di Piazza San Giovanni. E allora questo Expo prevede un ripensare la vocazione economica del nord di Milano, ripensando ovviamente con i parametri del nuovo millennio della situazione attuale, ecco, le vocazioni sono legali. Possono essere attività produttive, commerciali, attività di ricerca e sviluppo, come c'è l'università lì vicino, start-up di nuove imprese di giovani, credo che davvero l'occasione sia da spendere su questo. Ci sono le fermate della comunità montana, c'è per esempio Villa del Sole, c'è un rilancio costoso delle attività produttive, ma anche di scoprire altre vocazioni del territorio. Perché no, anche una vocazione turistica, Milano non è solamente un centro quasi l'arte della moda, anche in zona 9 abbiamo per esempio la Ricocca, gli Arci Involti, ci sono opportunità di far conoscere quelle che possono essere anche gli interessi culturali che i visitatori potranno trovare, piuttosto che vedere come anche noi offrire ricettività, che non deve concentrarsi solo nel centro, come vede anche in tempi per le altre, ma un'ospitalità, una civiltà che può essere interessante per chi arriva e anche un motore di sviluppo. Ecco, tutto questo ovviamente rispetto ad essere una start-up, un'occasione che è unica. Le scelte sono a noi, devono essere le scelte della politica, però noi come cittadini, anche come cittadini con una sensibilità politica dobbiamo accompagnare questo percorso, esserne partecipi, condividerlo e anche poi con il ciclo del Partito Democratico dobbiamo anche farlo conoscere. La politica ha sempre bisogno della condivisione dei limiti, di una condivisione, di una partecipazione attiva. Quindi io credo, mi auguro che questi auspici, che sono anche delle domande che rivolgo ai nostri relatori, possano trovare poi una spiegazione chiara nella nostra mattinata. Grazie. Ecco, allora, come dicevo appunto, darei la parola al sottosegretario Martina, chiedendo appunto di illustrarci più o meno il progetto di tutto il mondo. Bene, grazie per l'invito e io vi ruberò pochi minuti per darvi, diciamo, darvi conto del lavoro che stiamo facendo dal governo per considerare l'appuntamento che, come sapete, partirà il 1 maggio 2015 e per 6 mesi diventerà tutti gli effetti una delle linee importanti non solo per Milano e per la Lombardia ma per tutto il paese. E lo faccio dal punto di vista di chi in questi mesi si sono tanti altri in campo, i parlamentari milanesi, mi pare, che hanno lavorato con noi e a Roma da pochi mesi, ma con grande intensità, credo abbiamo contribuito ad accelerare il lavoro di preparazione della Costituzione Universale, dedicandoci all'impegno del Comune di Milano e delle altre istituzioni. Con la consapevolezza innanzitutto che il primo obiettivo che avevamo era quello di portare la grande occasione dell'esposizione universale fuori dai confini, diciamo, delle discussioni tra dei lavori che fin lì avevamo realizzato e dentro una dimensione pienamente nazionale. L'esposizione di Milano
questo approccio, cioè questo sforzo a rendere sempre più evidente che l'esposizione non è solo un fatto per questa città, è soprattutto un fatto per questa città, ma è un modo per definire la funzione nazionale di questa città dentro questa dimensione nuova. Questa dimensione ci ha animato per tutti questi mesi. Io ho fatto un lavoro, credo, che un po' si è anche visto, spero, di accelerazione proprio della gente italiana verso l'esposizione universale. L'abbiamo fatto ereditando anche una situazione complicata. Cito due esempi per rendere l'idea. Non era mai accaduto fin quando, come dire, non abbiamo iniziato a lavorarci di noi, che i comuni italiani non sono chiamati a Cocca per progettare il loro protagonismo verso l'esposizione universale. Non era mai accaduto che le regioni italiane fossero chiamate a Cocca per progettare la loro presenza nell'esposizione universale danese del 2015. Non era mai accaduto che il governo mettesse nero su bianco una propria agenda di impegni, azioni e progetti. Vi dico di tre cose che abbiamo fatto in questi mesi. Chi un po' ci ha seguito lo sa, abbiamo ingaggiato seriamente il sistema dei comuni italiani attraverso l'ANCE, abbiamo costruito con loro un progetto nazionale dei comuni per Expo, ospitati dal Comune di Milano, abbiamo fatto anche una giornata di lavoro su questo. Abbiamo fatto la stessa cosa con le regioni italiane, facendo in modo che le regioni fossero protagoniste anche della progettazione del racconto italiano di quel sito espositivo. Vi sapete che l'Italia avrà ovviamente una delle aree più importanti, e la progettazione della presenza italiana dentro quelle aree è stata in qualche modo anche modificata, aggiornata, grazie a questo lavoro che abbiamo fatto con le regioni. Abbiamo presentato un triennale poco tempo fa nell'Italia per Expo 50 progetti del governo italiano verso l'esposizione, con l'idea proprio di ingaggiare tutte le grandi amministrazioni centrali del governo, i ministeri, non solo, verso l'esposizione. Insomma, questo è stato un mestiere che credo ha contribuito proprio a dare una dimensione nazionale all'evento. Non ci siamo limitati a questo, abbiamo ovviamente continuato il lavoro di ingaggio dei paesi stranieri verso l'esposizione universale. Noi oggi siamo a 142 paesi aderenti. Sapete tutti che avevamo un obiettivo a 130 nel dossier di candidatura, siamo abbondantemente sopra. E la cosa straordinariamente interessante, come spesso diciamo, è che si muovono verso l'esposizione universale aree del mondo che noi oggi giudichiamo, diciamo, aree emergenti. Io non so dire se paesi appunto del terzo mondo, del secondo, io dico paesi emergenti con straordinarie potenzialità. Se voi guardate, diciamo, la cartina e identificate quei 142 paesi dove stanno, vi rendete conto che verso le posizioni di Milano c'è una fortissima attenzione del continente africano, c'è una fortissima attenzione di tutta l'Asia, del Medio Oriente, dell'America Latina. Insomma, questo per dirvi che bisogna anche leggere l'occasione dell'esposizione universale veramente come un'occasione per riposizionare l'Italia dentro uno scacchiere globale che sta evolvendo. Non c'è molto tempo per parlare, ma una delle cose fondamentali che noi dobbiamo fare da qui al 1 maggio 2015 è renderci conto che se vogliamo utilizzare bene l'esposizione universale dentro un tempo nuovo dove il tema non è più andare in un luogo fisico per esporre una novità come l'esposizione, diciamo, novecentesca ci ha abituato a stiamo parlando di quel tipo di esposizione universale. L'esposizione a Milano probabilmente sarà la prima esposizione universale dove il tema vero, il grande tema, il grande lascito non sarà solo un lascito materiale, poi lo sarà per Milano, per la Lombardia, c'è qui Ara che può parlare molto più di me e con molto più conoscenza, ma per l'Italia non c'è alcun dubbio che l'esposizione può essere un grandissimo strumento di riposizionamento anche dal punto di vista proprio diplomatico internazionale.
e dal punto di vista, diciamo, delle sue relazioni economiche, quelle territoriali, del suo riposizionamento come, come sistema paese. Non sto parlando di cose fumose, generiche. In queste ore voi vedrete che, tanto per dire di una cosa concreta, il Presidente del Consiglio, degli Emirati Arabi, firmerà un protocollo di intesa tra Milano, Expo Milano 2015 e l'esposizione di Dubai 2020, che è l'esposizione che arriverà dopo la nostra, e dentro quel protocollo di intesa c'è, secondo me, uno dei lasciti più importanti per il sistema paese, perché per la prima volta condividiamo l'esposizione universale per fare diplomazia economica, cioè per costruire l'interazione tra i modelli produttivi, il sistema produttivo italiano e, ad esempio, in quel caso, una grande area emergente come quella rappresentata dagli Emirati Arabi, da Dubai e da tutto quello che si sta configurando in termini di scenario geopolitico per quel pezzo di mondo. Il fatto che noi si possa utilizzare Expo per costruire un ponte tra l'Italia e quell'area del mondo, e parlo di, di progetti territoriali, parlo ad esempio di logistica sull'agroalimentare, parlo di sviluppo di un'interazione ad esempio nella ricerca scientifica su più fronti, c'è il CNR che ha firmato con il Ministero dell'Economia e Emiratino una partnership strategica sulla ricerca scientifica di assoluto rilievo. Ci sono imprese italiane che costruiranno nei prossimi anni una piattaforma logistica proprio sull'agrofood in quel paese. Cioè, vi racconto questo per dirvi come l'esposizione universale di Milano già oggi è uno strumento formidabile per fare un'operazione che l'Italia, di cui l'Italia sente bisogno in maniera estrema, cioè riposizionarsi dentro un nuovo scenario e giocarsi le sue carte fondamentali, giocarsi i suoi settori cruciali, come dire, di non solo dal punto di vista economico, produttivo, ma proprio di distintività del modello italiano. Quindi noi la viviamo e la vorremmo, diciamo, in questi mesi vorremmo intensificare il lavoro da questo punto di vista, perché questo è il modo, secondo me, più intelligente, più utile per fare di Milano e per fare delle spedizioni non solo un fatto fino a se stesso, e poi ha la sua rilevanza di cosa fai in quei sei mesi, come programmi l'attività, cosa ci metti dal punto di vista dei contenuti e come quell'evento diventa un grande fatto per Milano e per la Lombardia. Qui ci sono persone che davvero ne possono parlare più di me. A me interessa darvi conto, diciamo, di questo sforzo, perché penso che anche così si aiuta Milano ad assorbere, diciamo, questa funzione enorme che ha davanti a sé nel prossimo anno di preparazione di Expo e poi in quei sei mesi. Cioè anche così noi facciamo di Milano la città capofila di un sistema paese che trova dentro un tema complicato come questo, dopo, durante una crisi complicata come questa, a alzare un po' lo sguardo, a riacquistare un po' di capacità strategica. Cioè di lettura un po' dell'evoluzione di questa città e dell'Italia oltre le grandi difficoltà che tutti abbiamo misurato in questi anni dal punto di vista economico, sociale e per tutte le cose che sono state. Sapete tutti che Expo è anche un'occasione per aiutare il territorio a uscire da questa vicenda complicata sul piano economico sociale. Non è la panacea di tutti i mali, non è che con Expo noi cambiamo i volti di alcune grandi questioni che purtroppo ci trasciniamo ancora e che fanno i conti con la grande crisi che stiamo vivendo. Però è senza dubbio un'occasione. Parlo di posti di lavoro, parlo di economia che si mette in movimento, parlo anche solo del fatto che con questo evento, pensate un po', noi ad oggi abbiamo già raccolto oltre 200 milioni di euro di investimenti da paesi stranieri verso l'Italia, che non sarebbero arrivati se non ci fosse stato questo appuntamento. 1,2 milioni di euro di investimenti di questi 141 paesi che decidono di venire qui, hanno dei budget, spendono per esserci e lo fanno qui, appunto, perché hanno da costruire i padiglioni, da animare quei sei mesi, da
organizzare le delegazioni, è già fatto. È già un fatto che comunque, al di là dei numeri, delle stime, noi mettiamo in moto delle opere e, come dire, dei progetti che generano nuova occupazione. È già un fatto che un po' di sistema delle produttive, delle imprese, possa contare sul fatto che comunque anche da parte dei datori, da produrre quindi anche un po' di economia locale su questo. Ripeto, non stiamo parlando della risoluzione di tutti i nostri grandi problemi, però è senza dubbio, permettetemi di dirla così, l'Expo è senza dubbio uno strumento anticiclico, cioè in questo tempo qui è comunque un evento che ti consente di generare, se sei capace di farlo con la fortezza e con, come dire, con l'equilibrio, di generare un movimento positivo. Positive le sue ricadute anche sul piano turistico ricettivo, della dinamica che si può innescare dal punto di vista anche dell'attrattività del territorio. Poi certo ci sono anche le complicazioni. Ogni giorno, come il Comune di Milano, la Regione Lombardia, misuriamo anche le difficoltà di tenuta di un'agenda di impegno e di lavoro che è molto, come dire, molto pressante, perché come è noto noi abbiamo ereditato una situazione complicata dal punto di vista di chi ci ha lasciato fino a quando siamo, fino diciamo, prima che arrivassimo noi, tutti, abbiamo avuto una vicenda complicatissima dal punto di vista istituzionale, litigi, beghe, agenti di impegni verso l'Expo che si fermavano a ogni messo spinto. Io penso di poter dire che in questi mesi tutti noi abbiamo contribuito invece a costruire un altro clima sull'esposizione commissaria. E stiamo lavorando lì. Ultimo aspetto che voglio citare, perché per me è cruciale, il grande tema del contenuto dell'esposizione universale. Cioè noi non stiamo parlando di un evento qualunque che non ha un cuore pulsante, un tema decisivo. Noi abbiamo un grande tema da sviluppare, un tema che rende la gente la vita, che richiama la grande questione ambientale del futuro e sarà sempre più una delle questioni che ridefinirà il rapporto di forza del mondo tra aree geografiche, paesi e società. Se ne parla poco, perché purtroppo abbiamo altre priorità e quindi l'attenzione è sempre, come dire, rivolta legittimissimamente appunto alle infrastrutture, all'agenda, alla preparazione, come ovvio. Però in questa occasione secondo me non dobbiamo mai rimanere la consapevolezza sulla centralità di quel tema. Guardate che è veramente uno dei temi che determinerà davvero una nuova geografia anche globale da cui ai prossimi anni. Non a caso, proprio sul tema alimentare, le vere forze emergenti del mondo, del pianeta, si stanno riorganizzando e stanno facendo politica, stanno facendo economia, cioè hanno una visione, hanno degli interessi, determinano dei cambiamenti. Io potrei raccontarvi delle cose che vedo dall'alto dell'esperienza che faccio al Ministero delle Politiche Agricole, ma per dirvene una, quest'anno per la prima volta la Cina ha dovuto importare riso. Ora, sembra un fatto banale, ma vi rendete conto di quello che può significare, ad esempio, su una commodity come il riso. Ne dico un'altra, quest'anno per la prima volta il Parlamento australiano discute una legge per vietare la proprietà di terra in casa propria da parte di paesi stranieri. Fenomeno dell'land grabbing, cioè l'accaparramento delle terre da parte di forze emergenti che, consapevoli del fatto che non riusciranno da qui ai prossimi 20 anni a produrre tutto in casa, iniziano ad andare a cercare terra in Africa e in altri continenti, l'Australia e tutti questi, e lì fanno un pezzo, ad esempio, di nuovo colonialismo che ha un altro volto rispetto a quello del passato, ma che è sempre un grande tema che cambierà completamente il volto anche del mondo. E dentro tutto questo scenario c'è l'Europa, con le sue potenzialità e le sue debolezze. Noi in questa settimana scorsa siamo stati a Bruxelles tutti insieme, insieme con l'Isabia,
ce l'ha letta, a dire all'Europa usiamo insieme l'Expo di Milano per fare anche noi davvero politica globale sulla grande questione alimentare per posizionare l'Europa dentro questo scenario. Ovviamente non su quei percorsi, ma lavorando sui grandi temi dell'Europa può portare dentro questa partita. Noi ad esempio siamo leader della ricerca scientifica legata in particolare a tutta la filiera agroalimentare. Da noi vengono a studiare i sistemi di controllo qualità dei processi produttivi legati ad esempio al cibo. Noi facciamo scuola nel mondo, la Cina oggi ci chiede di poter avere i grandi contenuti di carattere scientifico dei nostri modelli di controllo qualitativo, perché pure loro si rendono conto del fatto che a un certo punto, dentro questa grande vicenda anche di cambiamento del loro popolo, c'è cioè emergenza, una nuova urbanizzazione che sta cambiando moltissimo il rapporto tra la campagna e la città cinese, c'è anche un tema di qualità di qualche anno, perché si vorrà pure per loro. E cercano l'Italia per capire come organizzare una catena, un modello di controllo qualità da questo punto di vista. Adesso dico queste cose, non ci mai a parlare d'altro, perché noi dobbiamo essere consapevoli che l'Expo, se verrà veramente vissuto come un grande fatto di discussione sul contenuto, potrà veramente aiutare l'Italia ad avere anche un posizionamento nuovo nel mondo, che vuol dire avere anche una linea strategica economica di sviluppo diversa da quella che abbiamo dedicato. Ci potrà aiutare a uscire anche da questa situazione complicatissima in cui stiamo vivendo un passaggio di fase che conoscete tutti, molto complicato sul piano economico e sociale. Io credo molto a questo, perché davvero poi lavorandoci e girando un po' anche il mondo su questo tema, capisco che su questo c'è una grandissima potenzialità dell'Italia. E non è un caso che sia a Milano, perché ancora una volta Milano è una città che può tirare in qualche modo un cambiamento di fase per il paese. Io penso che questo dobbiamo essere a maggior ragione consapevoli noi del PD, noi che governiamo questa città, noi che abbiamo la responsabilità di governo, perché è a questa altezza che dobbiamo collocare la sfida, non un centimetro più sotto. Perché se stiamo sotto, sì, facciamo comunque probabilmente una cosa buona, ma non compiamo fino in fondo quel cambio di passo che invece secondo me è utile per questa città, è utile a questo partito, perché è così che si definisce una funzione reale di cambiamento nel territorio che vuole rappresentare, e poi facciamo quello del mestiere per l'Italia. Perché alla fine della fiera prendetela come volete, ma l'Expo è sempre l'unico fatto da qui ai prossimi mesi che ci consentirà di poter parlare di noi e di quello che vogliamo fare fuori dalle secche, delle polemiche quotidiane e con un pochino di orizzonte, un pochino di capacità di leggere dove vogliamo andare e cosa vogliamo essere qui al prossimo futuro. Per cui questo è un po', diciamo, il senso dell'impegno nostro sull'esposizione. Naturalmente ci sono mille cose che si potrebbero raccontare, ma ho già parlato troppo e spero ci sarà poi una prossima occasione magari di approfondire. Grazie. Grazie Martina. Io a questo punto chiedo la parola al vice sindaco De Cesaris, perché in merito a quanto appunto ha già un po' anticipato sui caratteri del territorio di Expo, volevo fare appunto, diciamo, una domanda di ambientare sul territorio milanese di Expo, partendo anche da un aneddoto che mi è capitato qualche settimana fa in metropolitana. Ho visto dei ragazzi che parlavano tra loro, appunto dicevano, parlavano di Expo e sentivo dire appunto che tra di loro avranno avuto penso più di 18 anni, dicevano ma tutta questa enfasi per una fiera alla fine dei conti. Magari cercando di poter dare una risposta a questi ragazzi e soprattutto illustrare a
ovvio l'impatto che avrà Expo sul territorio milanese e lombardo e che cosa potrà rappresentare nel futuro Expo una volta che tutto terminerà rispetto a quanto già è stato anticipato da Manina. Grazie. Grazie, buongiorno. Ma io credo che questi ragazzi bisogna più che convincerli e dimostrare che, come diceva giustamente Martina, Expo è tutt'altro. Sicuramente questa volta è soltanto una fila. Expo per Milano, per l'Italia, è un sistema. Expo è una serie di occasioni che parlano da Milano, che lavorano riguardo tutto il paese e che forse come giustamente diceva Martina, voglio rappresentare un nuovo modello di relazioni internazionali, ma anche un nuovo modo per mettere a sistema tutta una serie di opportunità che sono di tipo economico, ma anche di gestione territoriale, che non riguarderanno soltanto la Milano, ma riguarderanno anche il Milano. Io stavo dando attenzione all'intervento di Magnangela, perché ha detto delle cose che secondo me per la città sono fondamentali. A partire dal fatto che la mattina noi siamo arrivati su treno in corsa, no? E su treno in corsa ha faticato qualche fuoco carburante e pieno di complicazioni. Quello che abbiamo fatto come prima cosa, per dire da questo punto di vista, anche con un grande aiuto del governo, perché ci ha messo la faccia, ci ha messo le risorse, e c'è bisogno della volontà così di unire e di non spaccare, e siamo riusciti a stare sui binari, a recuperare tutto il carburante che si poteva avere, che oggi è un po' carburante, e a riprendere la direzione in modo assolutamente positivo, ma anche positivo e ottimista. Ecco, naturalmente ci portiamo dietro alcuni ritardi, ci portiamo dietro anche alcune difficoltà, soprattutto rispetto al disegno generale, non devo stare a dire poi alcune problematiche che Expo rappresenta anche in qualche modo sul territorio. Però oggi ci siamo e questa opportunità è un'opportunità che riguarda, che in qualche modo ha a che fare anche con il nuovo modello di città, il nuovo modello di territorio che vogliamo avere. Ecco, ha fatto partire la voglia di pensare non a una riqualificazione perché dobbiamo metterci il belletto, perché dobbiamo metterci il far per arrivare con voti per la serata. Non è questo che ci interessa. Da quello che Milano sta cercando di fare è capire come Expo può attivare, mettere in moto dei principi di riqualificazione importante, profonda. Non tutti arriveranno ad Expo, ma sicuramente vedranno anche con Expo un buon motore, un buon incentivo e anche la volontà di metterci tutti insieme in modo costruttivo alla testa. Come io secondo Luisa. Luisa è nome perché uno dei problemi che più importanti di Milano, non si interesse nazionale, abbiamo lottato duramente perché diventasse un sito di interesse regionale, ma non un conflitto con il governo, quello per una necessità di gestione diretta. Ma qual era l'obiettivo? L'obiettivo era quello di fare quest'area di Milano, un'area importante, un'area che secondo noi può diventare un po' importante per il lavoro, per la ricerca e connesso al campus del Politecnico, ecco, metterci la testa in un senso di disegno generale e di prospettiva della città. Ora, è vero che non è, diciamo, un limitrofo, ma dal punto di vista, diciamo, del disegno di quello che noi vogliamo dare alla città e delle prospettive che vogliamo dare alla città, Bovisa sta adesso come Expo sta a Bovisa, perché quello che sta succedendo adesso è quello che succederà dopo. Grazie ad Expo e in Expo noi lo potremo utilizzare per lanciare al meglio il nostro progetto di polo scientifico e tecnologico che vogliamo fare su Bovisa. Ecco, ce ne sono tanti di casi come questo, però ecco, io penso che questo noi dobbiamo riconoscerlo. Ecco, Expo, in un momento in cui la città è sicuramente in ampie difficoltà, io dico che questo è l'anno di cura della città,
e dobbiamo subito dopo dire che dobbiamo occuparci dell'ambiente, io penso che questo sia una grande identità, che c'è anche questo problema. Ma la cura della città, il rammento dei quartieri che non sono il solito centro, non mi piace la parte di dire, chi mi conosce lo sa, richiede però anche una visione, richiede anche la capacità di aprirsi all'Italia, di aprirsi agli investimenti stranieri in modo trasparente, ma con una capacità di progetto, di progetto importante. Beh, adesso questo ce lo sta portando, perché i paesi, come diceva la professoressa Martina, i paesi che odiano, vogliono investire, arrivano a Milano e guardano a Milano con grande attenzione, ma soprattutto stanno capendo che Milano non è più terra di conquista, come è stato, scusatemi, permettetelo, forse qualche anno fa, ma che Milano è una terra dove si può veramente fare un nuovo disegno di riqualificazione di Milano. Cioè, questo è una grande realtà che Expo ci sta facendo dire, un grande contributo che noi abbiamo da Expo, anche la capacità di dialogare, e questo non è poco in un momento di difficoltà politico, sociale, come questo, la capacità di dialogare con soggetti diversi, portatori di interessi diversi, non solo la politica dell'area intesa, che comunque anche l'UTESCO aiuta, siamo tanti soggetti, quindi dobbiamo lavorare insieme e abbiamo abbastanza dimostrato che si può lavorare insieme, ma anche i vari soggetti, il portatore di interesse, quindi gli imprenditori, gli operatori economici, chi lavora nell'agricoltura, anche le associazioni del territorio, persino con le associazioni ambientaliste. Oggi abbiamo una buona comunicazione per quello che può essere il Expo, il futuro di Expo e la grande partita che Expo gioca sul territorio milanese, ma io vorrei dire sull'area metropolitana, perché un altro dei grandi valori che Expo ha è quello di mettere al centro un'area, io voglio dire, assolutamente periferica e assolutamente difficile. Bene, quell'area, se ben sviluppata, sarà in qualche modo la chiave di volta per arrivare a fare un pensiero di pianificazione territoriale, di coordinamento di esigenze territoriali che vanno oltre il confine di Milano. E poi può essere in qualche modo il primo, uno dei primi volanti per cominciare a capire che grande opportunità può essere per tutti i vari territoriali. Noi per Expo abbiamo un problema di accesso, no? Che sicuramente stiamo risolvendo e stiamo costruendo oggi, ma non possiamo finire con gli interventi che faremo per Expo, dobbiamo pensare anche a cosa sarà il dopo Expo, e quella è una prima grande opportunità per capire, ecco, anche dal punto di vista, metropolitano. Expo è anche il, diciamo così, il pensiero per quello che Expo lascerà in termini di opportunità, prima ci ha dato veramente tanti spunti, ma adesso è anche che cosa ci lascerà in termini di possibilità, di occasioni nel sito stesso. Ci stiamo lavorando, ci stiamo discutendo, sono tante le opportunità. C'è un grande fermento, c'è un grandissimo fermento. Vedete, ci si riparla, la città della trasporto, la città dell'innovazione. L'importante è che sia un progetto, dico sempre, un progetto di qualità. Simbolicamente stavo staccando sulla bandiera. Non ricordo un po' capitare sulla bandiera. Allora, quindi noi dobbiamo lavorare con un progetto di qualità. Anche lì, la fretta è una cattiva compagna. Dobbiamo pensare che dobbiamo fare un buon progetto, che si può realizzare per fasi, dobbiamo presidiare il territorio, dobbiamo evitare la desertificazione, dobbiamo avere anche un progetto di conservazione di ciò che andiamo a realizzare sul sito, pensando che può essere, secondo me, sostituito man mano, ma soprattutto dobbiamo fare, e lo ripeto, di quel territorio un punto nevralgico, un punto nevralgico che ci collega con la parte nord del territorio nazionale, ma anche con l'altra parte di tutto.
il territorio italiano. Deve rimanere, a mio parere, quello il punto di riferimento e dello scambio, aperto ai paesi esteri, ma aperto anche a tutta questa rete che, devo dire, grazie al governo si sta costruendo. Io credo che, non posso dirvi che è una delle cose che più ci ansia giorno per giorno, perché poi bisogna arrivare, perché poi le procedure sono difficili, perché poi la politica naturalmente ha anche le sue difficoltà. Però se ci crediamo veramente, Expo, e se lo andiamo a vedere, Expo può essere un'occasione unica, io sono assolutamente d'accordo. Expo può essere il posto, il luogo dove noi andiamo a ripensare anche alle occasioni di lavoro, alle modalità, alla riorganizzazione di alcune modalità del lavoro in modo trasparente e virtuoso, guardando il futuro e contemperando diritti e nuove esigenze. Expo può essere una nuova, grande organizzazione del sociale. No? Questa localizzazione della cascina di Uzza può essere un modello che mette in rete a Milano, non solo Milano, tutta una serie di esperienze importanti. Pensiamo al Pavilion Italia, a che cosa può rappresentare il Pavilion Italia per Milano, per l'Italia, il faro, il luogo dove l'Italia si esprime in tutte quelle sue capacità, innanzitutto sulla sua capacità di dire la sua sul agroalimentare. Pensate che su questo comitaccio che cosa Expo sta determinando per l'agricoltura milanese e lombarda. Ma Martina Comitato, che ricordo, io sono molto territoriale, ma sono assessore all'agricoltura, Expo sta consentendo all'agricoltura milanese non solo di esistere perché già esisteva, ma di avere una sua conformazione forte, di stare al tavolo e di dire io ci sono, di in qualche modo avere anche un proprio ruolo. Non voglio parlare dell'agricoltura milanese perché è in realtà un pezzettino piccolissimo rispetto alla grande realtà che io ho, la lombarda e l'italiana, ma l'agricoltura milanese ha qualche cosa in sé di straordinario, perché sta tenendo insieme la vecchia agricoltura, no? Quella che noi conosciamo, con le nuove occasioni del 2.0, delle esperienze più giovani, e sta cercando di tenerle insieme e facendo capire, e io sono convinta che riuscirà a far capire all'Italia intera, come queste due modalità di pensare anche al lavoro sul territorio possono convivere ed esprimere. L'altra grande occasione che Milano ha con Expo e che potrà sperare è l'organizzazione dei mercati agricoli, che è sempre stata sottovalutata, ma che è un'altra modalità di rappresentare ciò che il territorio dà e in grado di dare anche rispetto alla vita dei cittadini e all'alimentazione. Ricordate che noi abbiamo tante esperienze in questo senso, ma anche questa esperienza è un'esperienza che noi possiamo portare oltre il confine, non soltanto oltre Milano. Quindi io penso che Expo oggi è la vera grande occasione, non solo che Milano, ma anche il paese ha, e dobbiamo lavorarci tutti, mettendoci tutti, in ogni luogo, in ogni parte della città, senza pensare che arriveranno i miliardi, perché io questo non ci credo, quello che abbiamo, l'abbiamo messo, ma credo che ci sarà, diciamo, un meccanismo che creerà economia, creerà imprenditoria e creerà occasioni, e quello metterà in moto anche risorse e occupazione e occasioni di lavoro. Quindi penso che oggi possiamo essere ottimisti in questo senso. Per quanto riguarda il proposito Expo, ci saranno varie occasioni di approfondimento, però non dobbiamo veramente avere fretta e non dobbiamo chiuderci a nessuna possibilità di pensiero innovativo sul sito. Pensavo che quel sito rimarrà il sito dell'Arabia, rimarrà un punto e deve rimanere un punto fondamentale di
di scambi e di occasioni per eliminare la qualità di vita. Molto
io penso che questa iniziativa sia utile. Ringrazio per la promossa, ringrazio Diana, perché guardate, più discutiamo di Expo, più cogliamo gli elementi di potenzialità che Expo comporta con sé, e più la sensazione che ci sia una sottovalutazione dentro la città, la battuta sulla fiera solo maschile, ci sia una sottovalutazione di quello che può significare Expo per Milano e di quanto è importante per la riuscita di Expo, che ci sia un coinvolgimento di tutta la città, che non vuol dire solo i soggetti economici, ma vuol dire la città, vuol dire i cittadini, è una questione seria e io credo che più iniziative si fanno per spiegare che cos'è Expo e meglio è, perché questa sottovalutazione che io capisco trae origine. Expo è stata accolta per i milanesi con grande entusiasmo, dopodiché per 3 anni si è discusso solo di consigli di amministrazione, posti, litigi, per chi doveva fare che cosa, e ci siamo un po' disamorati, però questo non può giustificare la sottovalutazione. Maurizio non ha detto un dato, questa Expo sarà più grande di quella di Shanghai, perché il numero di paesi che hanno già aderito e che allestiranno i propri pavimenti sono già oggi più di quelli che hanno aderito e partecipato all'Expo di Shanghai. Aggiungo, Expo Milano 2015, alla fine si colloca in una fase storica per il mondo, un tema decisivo per la fase storica. Nel 2015 la crisi sarà, speriamo, in parte sperata, si comincia, si inverte la tendenza e il tema della sostenibilità, il tema dell'alimentazione sarà un tema decisivo e Milano diventerà il mondo, la discussione sull'alimentazione, sulla sostenibilità, sui modelli di consumo, a meno che qualcuno non pensi che finita la crisi si possa ricominciare come prima, una discussione che prende a parte dal fatto che ci sono fenomeni demografici che richiedono un'attenzione rispetto alle valutazioni sull'alimentazione, su come dare risposte. Ecco, Milano sarà il centro di questa discussione nel 2015. Ci sarà l'attenzione del mondo e un'attenzione che io credo poi dovremmo saper mantenere su Milano, costruendo dei punti per proseguire questo tipo di discussione. E poi io penso che sia una grande opportunità per Milano. Io per esempio ti avrei risposto ragazzi che non so se erano sul metro 5, però se erano sul metro 5 non è una grande fiera, perché il metro 5 c'è perché è un'opera connessa a essenziale per Expo, quindi finanziaria fatta in quanto tale. Cioè noi un sistema infrastrutturale in questa città si sta già ridefinendo e ancora di più succederà in futuro. E io penso che altre opportunità ci sono, però ripeto, serve un coinvolgimento di tutti i territori. Adesso Mariangela e Lucia parlavano di come si può incrociare Expo, la vicenda dei gasometri, però io siamo qua e penso che, visto anche il tema, come il Parco Nord, questa zona, infatti la zona del Parco Nord viene coinvolta. Parco Nord, quello che fa una volta all'anno la manifestazione sulla sostenibilità ambientale, viene coinvolto e riesce a farsi coinvolgere, riesce a essere protagonista, perché il tema sarà l'Expo, quello che succederà là, ma sarà l'Expo, quello che succederà.
sui territori, e io credo può essere anche, potrà essere anche una straordinaria occasione di recuperare una cittadinanza più attiva, più, anche un orgoglio di essere milanesi, se sapremo fare bene questa parte. Detto questo, quando si parla di Expo, anche in Parlamento, qualcuno ne ha fatto, qualche forza politica ne ha fatto un massimo. Ci dimentichiamo, spesso ci si dimentica di tutti i ragionamenti che sono stati fatti e ci si sofferma sul tema Expo come grande opportunità per la criminalità organizzata, per l'illegalità, per le infiltrazioni degli appalti, perché purtroppo l'ambiguità di alcune situazioni politiche porta poi a queste semplificazioni che rischiano di far perdere di vista il valore di Expo. Però questo non vuol dire che il tema non vada affrontato, ma soprattutto non vuol dire che il tema non sia stato affrontato. Dicevo l'altro giorno, un'altra iniziativa, questi temi della criminalità organizzata, in cui veniva in proposito di nuovo questo problema, che paradossalmente Milano, società Expo, hanno cominciato a occuparsi come alzare le barriere per impedire le infiltrazioni mafiose degli appalti prima ancora di fare gli appalti e prima ancora di definire bene tutti gli assetti sociali. In effetti è vero, Expo può diventare una grande occasione, come tutte le grandi opere, per tutte le grandi opere che ci sono appalti pubblici per infiltrazioni mafiose, infiltrazioni dell'andrangheta, soprattutto nei settori della movimentazione terra. Ora, si è fatto molto. È due anni che si lavora, sono stati fatti tre protocolli, le istituzioni stanno collaborando come mai. Ministero, prefettura, magistratura, la FIA, comune, tutte le forze dell'ordine, la vigilanza, sono messe a disposizione di un progetto che oggi sta già dando i propri frutti e che in sostanza dice, bene, allora primo, bisogna avere le certificazioni antimafia presto, sapere presto e subito chi è il motore di criminalità organizzata e escluderlo senza possibilità di ricorsi o altro, e quindi i poteri speciali escludono. Tenete conto che questo si sta facendo costruendo una banca informatica innovativa in tutte le istituzioni, dal dipartimento, dalla direzione nazionale antimafia fino alle prefetture, socializzano tutti i dati sul patrimonio, tutti i dati sulle singole aziende che cambiano, e riescono ad avere, coordinate dalla prefettura di Milano, in tempi brevissimi le certificazioni antimafia. In nome sulla piattaforma, che era la parte già avviata, che era quella più a rischio perché ci sono molti scavi in comunicazione terra, la prefettura di Milano ha già intervento 41 aziende per queste ragioni. Questo vuol dire che c'è stato il salto, probabilmente ci sarà ancora, da parte delle organizzazioni del mondo legato proprio economico, legato all'andata, però quando vengono interdette 41 aziende vuol dire che stiamo mettendo in campo delle contromisure, che i sistemi funzionano e che oggi siamo in grado di dire che la piattaforma viene realizzata da aziende dove non basta, benissimo. L'altro tema è
dentro i cantieri, nel senso che c'è un sistema di controlli molto frequenti fatti da vigilanza urbana, polizia, guardia di finanza dentro i cantieri, perché poi bisogna vedere chi c'è, chi lavora, se si sfrutta il lavoro nero, se i subappaltanti sono effettivamente quelli che vengono indicati, e anche questo controllo sta funzionando, sta funzionando bene. La dico così, queste sono le cose principali, ma ci sono, ripeto, tre protocolli, c'è un sistema messo in campo con la collaborazione di tutte le organizzazioni, tutte le organizzazioni dello Stato, tutte le istituzioni per impedire l'inquinamento. Degli affari. E guardate, sta talmente funzionando che l'idea di estendere questa modalità di intervento a tutte le grandi opere e a vicende particolari come quella dell'automercato è una vicenda molto sponsorizzata dalla magistratura, dagli organi inquirenti, perché questi strumenti vengono ritenuti efficaci. Quindi si sta facendo, io credo si stia facendo bene, risultati ce ne sono già, noi come Commissione di Banca stiamo verificando praticamente con grande frequenza lo stato di questa vicenda, sia nella con la prefettura di Milano che coordina il tutto, sia poi con le audizioni dei diversi organismi istituzionali che se ne occupano. È una cosa che si sta attenzionando molto. Accanto a questo ci sarà il tema della sicurezza durante Expo, perché ovviamente Expo, portando a Milano il carico a 130-150.000 persone al giorno, e guardate che chi pensa che queste cifre siano inventate sottovaluta l'importanza e la portata di Expo, però è evidente che un tale flusso porta con sé anche rischi di tutti i tipi di criminalità. Per questo il governo ha deciso di ridurre del 55% il turnover delle forze dell'ordine e quindi di aumentare il numero di forze dell'ordine che possono essere messe sul territorio milanese a tutela di Expo. Sono già stati banditi tre concorsi per l'assunzione di nuove forze di polizia, si sta ristrutturando la tenenza dei carabinieri a Pero, si aprirà il commissariato a Rò, si è posto un freno a quell'errore che era stato fatto, che aveva attribuito, sapete che il tribunale di Rò si è stato chiuso, e aveva attribuito in quella giustizia il caso di dati che erano di pertinenza del tribunale di Rò, cosa che aveva creato un po' di problemi durante l'Expo, per cui ero oggi si è governo deciso di trasferire tutte le competenze del Comune di Rò sul Tribunale di Milano. Cioè, è un tema molto attenzionato, è un tema su cui si sono presi provvedimenti da parte del governo, ma soprattutto il punto di partenza, fatemelo dire, è stata la volontà delle istituzioni, del Comune di Milano, della città in particolare, che hanno cominciato poi il resto di protocolli. Ecco, chiudo dicendo, io penso che Expo possa migliorare in Italia, possa migliorare in maniera simile la vita, anche la percezione del futuro, la possibilità di costruire un futuro per quest'area metropolitana. Io penso che in questo modo Milano darà un contributo importante anche alla ripresa economica del paese, perché Expo non è un fatto che riguarda solo la provincia di Milano.
penso che anche su questo fronte, quello della tutela rispetto alla situazione mafiosa negli appalti, quello della sicurezza, quello di questa, questa esperienza di Expo possa diventare un punto di riferimento. So che già, per esempio, sulla città della salute si pensa di applicare lo stesso protocollo per gli appalti pubblici, e questo diventasse un altro dell'arte di Expo in Milano, dove sarebbe una cosa molto importante. Grazie Franco. Allora io ora vorrei passare la parola a Daniele Arcenzi. Vorrei un attimino fare un ringraziamento a Diana Romani che diciamo, ha attivato questo dibattito, questa giornata, segretario appunto del PD che è stato trovato in Milano. Parlando appunto di PD, chiederei a Daniele Arcenzi come PD sta muovendo i suoi passi per Expo, come il di Milano, appunto facendo di parte di Milano, sta muovendo tutti i meccanismi per Expo 2015. Grazie. Grazie. Intanto anche io voglio ringraziare Diana, Gianna e Andrea, tutti voi. Santa Fiorella è una mattina bellissima, perché abbiamo avuto esattamente, senza ripetizioni, senza sovrapposizioni di idee, di cosa stanno facendo le persone che fanno riferimento al Partito Democratico, al centro-sinistra, al governo di questo paese, con questa visione, cosa stanno facendo, con quale razionalità, con quale legame, con quale forza, con quale diretta relazione con la vita delle persone e delle istituzioni. Per me è una cosa molto importante e credo, lo dico agli anni, lo dico alla terra, lo dico agli anni, lo dico tutta me stessa, il partito deve fare questa operazione che è quella di coinvolgere le persone. Questa mattina ce ne sono abbastanza, però voglio dire c'è oggi qui una rappresentazione di chi governa uno dei processi più importanti per la cittadinanza, per la domanda che avremo nel paese, il sottosegretario, il vice sindaco, il capogruppo della commissione che si occupa dell'antimafia, della tipologia, che l'altra sera l'ho scritta tutta nella sua nominalità, mi hanno detto tutti l'hanno parlato. Allora, io penso che noi dobbiamo fare uno sforzo, che è quello di arrivare a tutti i cittadini, arrivare ai ragazzi e alle ragazze, dice una cosa bellissima, alle ragazze e alle ragazze, a quelli che più possono in questo momento, a quelli che fanno più fatica oggi a immaginare il futuro domani, che non hanno, come dire, vent'anni non sono la speranza. Non tanto non sono la speranza, ma non hanno neanche davanti a loro un'idea su come si può. Allora, per noi è determinante, tra il legame tra l'individuo e il collettivo, tra quello che ognuno di noi, sia persona, sia rappresentante di un'istituzione, di un'azienda, di un'impresa, immagina che possa accadere, quindi l'aspettativa individuale, i timori individuali, perché il titolo del nostro incontro è ieri, oggi e domani, i timori di ieri condizionano l'oggi di Expo sul piano culturale della visione, di un modo antico che sconta antiche paure di affrontare grandi opportunità. Allora, unire il desiderio, la paura, l'aspettativa individuale e il processo collettivo è un compito dei partiti, dei rappresentanti collettivi di un'idea di un pensiero. Noi dobbiamo dire cosa ci aspettiamo e cosa possiamo fare. Guardate, sia la vice sindaco, sia Maurizio, sia Franco, ci hanno dato a me personalmente, spero anche a voi, che se questo è accaduto noi dobbiamo da domani raccontarlo ad altri. La chiara sensazione che esiste una visione, cioè noi sappiamo dove vogliamo andare e stiamo definendo compiutamente come andarci. Noi siamo stati abituati in questo paese a non sapere dove si va, a sapere che vogliamo, diciamo, a qualcuno conviene andare da qualche parte, ma non una visione collettiva di qual è la
professione, che è un lavoro per grandi temi, che abbiamo voluto chiamare qualità, assegnando a questa parola qualità il valore che vogliamo raggiungere. Questi temi sono quelli che riguardano l'economia, la politica, l'esposizione, la sicurezza, la città metropolitana, il lavoro, la cultura, le potenzialità. Ecco, io credo che quanto più queste qualità a cui tutti sono invitati a partecipare, a cui tutti sono invitati a portare il loro contributo, quanto più queste attività sono pervasive, cioè raggiungono altre che sono quelle del partito, parliamoci chiaro, noi dobbiamo smettere di parlare tra di noi, noi dobbiamo coinvolgere i portatori di interessi, i rappresentanti dell'impresa, del lavoro, del terzo settore, di tutti quelli che in una qualche misura necessitano oggi di costruire il loro percorso dentro una possibilità. Ecco, io credo che questo sia il nostro. Su Milano. Milano è vero, è stato detto, ha un'enorme potenzialità, un'enorme possibilità. Però io credo anche che il lavoro che voi state facendo deve essere raccontato, deve essere comunicato. Ogni cittadino della grande Milano deve avere l'idea di che cosa si sta facendo, di quanto queste azioni determinano una qualità del percorso. Però non so perfettamente, io infatti ho prima detto che lo dobbiamo fare noi, ma lo dobbiamo fare anche come sponda politica, culturale, non di sostegno verso il raggiungimento dell'obiettivo che fa sapere al maggior numero di cittadini milanesi, non parli, cosa si sta facendo, di quanto volontà ci sono, di quante altre cose che riguardano proprio la vita economica, le possibilità delle aziende di questa parte del paese. Quelli che verranno a visitare Expo, diciamo, avranno tutto quel contorno straordinario che ha spiegato Mazzina, cioè accordi, protocolli internazionali, visioni, quello che accadrà dopo, le relazioni che si costruiranno tra un milanese, un parco italiano, la capacità di spostarsi, tutto questo. Ma quelli che verranno qua in quei sei mesi vorranno anche usufruire del bello della nostra città, il cibo, la capacità di cucinarlo, di proporlo, la qualità dei prodotti e la cultura. Noi dobbiamo rendere disponibile lo straordinario patrimonio della cultura monumentale, storico-artistica, che il teatro, la tradizione. Quindi vedete che c'è in questa dimensione, una dimensione collettiva che riguarda tutti e di cui tutti devono riuscire ad essere partecipi, facendo anche operazioni di marketing sul nostro territorio. La vice sindaco ricordava la potenzialità dei mercati. In questa cosa sta rinascendo l'idea di valorizzare la straordinaria produzione di Milano e della Lombardia. Io racconto sempre due episodi perché sono del tutto sconosciuti. Noi abbiamo la migliore qualità di produzione di riso a Milano, di riso, ma di qualità e di quantità, cioè siamo in grado, rispetto alla quantità, di rispondere a bisogni che, come ricordava Maurizio, non sono più solo quantitativi ma anche qualitativi. Il Cannaroli che viene prodotto in provincia di Milano è il migliore del mondo e noi dobbiamo farlo, noi dobbiamo dirlo prima a noi. Racconto anche un'altra cosa, perché poi Expo Milano è anche la capacità di portare queste cose, di distribuirle, di renderle disponibili, di farle conoscere. Bene, questo è un enorme potenziale. Ora sul riso, uno dice, vabbè, si sa, sul riso, sui cereali, si sa che Milano, ma io vi faccio un'altra domanda che secondo me è utile a scatenare in noi e in tutti quelli che incontrerete da domani la voglia di essere più presenti, più protagonisti e sapere che quella roba lì è una grande occasione. È un prodotto di nicchia alta, il caviale. Secondo voi qual è il paese che produce il caviale migliore al mondo? La Russia, l'Iraq? No, la provincia di Milano. Sul Ticino, cioè la provincia di Milano, confine con la provincia di Varese, produce il caviale migliore del mondo ed è il numero due in esportazione nel mondo. Lo sappiamo? No. Ora, anche questo.
qualità dell'acqua del Ticino? Certo. Ma non solo è più grande la produzione agricola, ma la qualità dei prodotti che vengono lavorati, esportati e qualitativamente garantiti è la va detto. Ecco, io credo che Expo rappresenta la possibilità di raccontare oggi la qualità della nostra produzione. Parlo di là. È la possibilità di dire che questo consolida posti di lavoro e conoscenza nel tempo, ma è in quei sei mesi di dare di Milano e della provincia di Milano, cioè della grande Milano, della città metropolitana, la possibilità al visitatore, che sarà un numero consistentissimo, di utilizzare, perché poi si consolida una relazione. Se uno conosce, rende anche fruibile ad altri, comunica ad altri e crea quel volano che è oggi. Ci sono due elementi che crescono nel nostro paese: i dipendenti dell'agricoltura, per coloro che lavorano nella filiera agroalimentare, i dipendenti del turismo, cioè coloro che lavorano per la valorizzazione dell'altra grande nostra risorsa italiana. Allora, questi, a partire da fra un anno, accadrà qualcosa nella nostra città che riguarderà la visione dello sviluppo complessivo del nostro paese. Io penso che il Partito Democratico deve sapere intercettare questa grande opportunità, mettere la possibilità di ampliare il più possibile la conoscenza di queste potenzialità. E dico l'ultima cosa. Franco ha ricordato, lo ringrazio per l'impegno che sta approfondendo in questo nuovo incarico, quando le infiltrazioni mafiose, cioè quello che va a citare, le relazioni tra l'impresa e le possibilità di lavoro che ha, influenzano la forza anche di competitività del nostro paese e attirano moltissimi investimenti, anzi tendono a spostare in là gli investimenti. Ecco, questo è un tema che questi protocolli possono aiutare a disegnare un'identità con una forza e una capacità di essere rispondenti alla competitività delle imprese non selezionando sulla base di opportunità e di convenienza. La seconda è la rigidità del nostro sistema. Una delle motivazioni per cui partiamo a uscire e a valorizzare e a codificare del nostro territorio è la rigidità e la lentezza della pubblica amministrazione. La straordinaria distanza che esiste tra i tempi delle aziende e delle imprese e i tempi della risposta della pubblica amministrazione, che non dipende dalla pubblica amministrazione, ma dal sistema in cui sono inseriti. Ecco, l'altra grande partita a cui vi chiedo di partecipare, ma individualmente parlando con chiunque incontrate, soprattutto quelli che hanno meno di 30 anni, che questa mattina forse ce n'è uno, è che noi possiamo, attraverso l'istituzione di città metropolitana, due volete, attraverso l'istituzione di città metropolitana, ridisegnare il sistema della pubblica amministrazione con un criterio di efficienza, efficacia, semplificazione, velocizzazione. Se capiamo questo e ne diventiamo promotori e diciamo non solo al senatore Mirabelli che tutti i giorni fa questa battaglia, ma diamo forza al senatore Mirabelli affinché il Senato della Repubblica non cambi il decreto di avvio, perché noi siamo di fronte a una situazione in cui il centrodestra ha interesse in particolare nei luoghi tipo dove c'è un presidio di collaborazione con la Lega, a dire che il città metropolitana è uno spreco, a insabbiare al Senato il percorso del decreto del Rio, a dire, come dice Podestà, che bisogna fermare questo processo. Attenzione, Expo è un'opportunità, i piedi, la testa su cui possono camminare le grandi opportunità che costruiremo nei sei mesi e manterremo dopo dipendono dalla nostra dinamicità amministrativa, dalla nostra capacità di essere davvero in sintonia con la visione e con la capacità di realizzare. A chiunque interpellerà su questo, noi dobbiamo dire qual è la nostra posizione e il partito deve fare mille iniziative su questo, a costo di sfinire il nostro tempo. Partiremo
ancora prima dell'approvazione del decreto del Dio Comitato, che i nostri parlamentari sapranno che è questa battaglia, quanto più le eviteremo, noi partiremo ancora prima di un incontro con tutte le zone, immaginiamo di fare 12 incontri, che tengano insieme Milano e città metropolitana. Se tutti saremo in grado di coinvolgere gli altri, quelli che stanno fuori, giovani, associazioni, gruppi di portatori di interesse, allora il Partito Democratico diventerà il veicolo attraverso il quale l'idea nuova, innovativa, forte, democratica, più giusta, più rispettosa dei diritti, saprà cogliere il suo come grande opportunità. Con la contraddizione che stanno morendo tutti i piccolissimi negozi di Milano, non mi è
dire, i panettieri forse esistono più alcuni, ma questo è un grosso problema, per cui le eccellenze del nostro commercio, del cibo, della ricerca, di Carnaroli, di San Colombano, qua, no? Della Maggia, che adesso che insomma le polinere milanese, il Carnaroli, la Corio, per chi va via di San Lazzaro dei Comuni, però c'è un unico sul piatto, ci scrivono da tutti a trovare l'ame spagnolo o la mozzarella svedese al supermercato. Quindi valorizziamo. Il negozio di vicinato, scusate un conflitto di interesse così si fa pochissima domenica, dico sulla pelle questa cosa, con tutti i commercianti di Milano. L'ultima chiudo, la seconda contraddizione, Expo e la bellezza, dobbiamo fare un investimento nelle periferie in quartiere funzionali. Perché qua tutti ringraziano il modello del 90 perché quanti anni ci sono le case popolari, ed erano scostanti, sembrava un po' barbaresco. Con i soldi del 1990 più comune in anni mi si è portato a dove facciate le case. E invece i vecchi facciamo la vita, sono una casa che cambiamo. E non è vero, posso dire, non è vero che non abbiamo le case che cadevano a fianco. E quindi comunque le periferie, i quartieri popolari, le nostre case popolari, si aspettano da Expo, ad esempio i cantini che mi avete cantato, che è una casa dove ancora abbiamo, cambiamo le camere, così la qualità della città e di Expo è questa. Sono le risposte che forse la Milano di oggi ci chiede. Grazie. Ma c'è una di Eco qua dentro, no? Grazie a Leonardo Sindaco, Leonardo grazie all'insistenza di Simona, il Comune di Milano ha aperto in Padre Monti un centro di aggregazione gestito da alcune associazioni. E io credo che sia un fatto importante, che va sottolineato, che va sostenuto in Padre Monti, che la ricordate tutti, la realtà in cui stava in cui insomma l'illegalità era abbastanza di casa, credo che sia, tra l'altro abbiamo parlato, dove stava la signora Gabelli, aveva aperto questa cosa, va a merito del Comune di Milano, dell'assessore Benelli, ma Simona che di questo aveva fatto una bandiera. Facciamo così, prego. Che vuole una amministrazione, posso amministrare
posso qualificare e soprattutto mi trovo politico e dentro di trasformazione su tutti i giornali della nostra gruppo anche del lavoro. Sulla cosa, ecco, che è tornato un po' così, perché si copre il cuore, questo è stato sulla vice sindaco. Noi, io però quando ho diretto la proposta, un po' di lato, di poter avere un'altra cosa in forma, aveva un po' un rotto botanico di tutte le coltivazioni, di tutti i punti di vista, cioè mondiale. Era un punto di attenzione che e dopo questo quello quello che mi ha detto una cosa che mi piacerebbe e dopo il fuoco che rimanete la città era possibile vedere che unione tutti i passi cittadini con la vita cittadina credo che sarebbe una cosa molto positiva che direi che già in vista anche con gente politico e quanto buono sarà l'area metropolitana se questo si allargherebbe anche ai parchi territoriali, io credo sarebbe un programma incentivo anche dei cittadini della gente che andranno all'estero a venire in Italia per trovare una gente che è contente di vivere la vita con il cibo e con la natura fuori di marco. Posso mi invitare anche con senza bisogno di vedere. Ringrazio innanzitutto per la sua lezione che ci ha dato, perché fare molte cose che praticamente non conoscevo. Devo fare due annotazioni, una politica e una propositiva. La notazione politica è non ho ascoltato nessun rappresentante della regione. C'è una regione per la mancanza della regione. La seconda invece propositiva, tra i punti di eccellenza della zona, è stato ricordato la Visa, Visa di Tocca e le piante. Vorrei che non fosse sottolineata l'importanza di linguaggio. Perché con i 20 milioni previsti ci saranno. Grazie. Sui tre interventi su cui mi sono maggiormente concentrato, due mi hanno tranquillizzato, il terzo mi ha preoccupato. Vuol dire che l'intervento di mattina ci aiuta a cogliere tutte le singole sfumature con la naturale semplificazione di quello che è un evento importantissimo. Io, a differenza della compagna di prima, ho gioito quando ho saputo che noi avevamo vinto contro il mio, forse perché la Provincia a Milano per forza. Sembra quasi normale, fino anche quello, però devo dire che sono sicuramente di parte, anche se Expo è diverso da Fiorentina. Però quello che ha fatto Martina credo che a noi manchi, dico a noi perché forse gettare lo sguardo al di là di quello che è l'evento, parlare del 2015, ma riuscire a vedere, avere una visione che arriva fino al 2020. Per un partito come il nostro che sicuramente ha come obiettivo quello di governare i processi sia fondamentale. Noi non dobbiamo soltanto pensare a quello che sarà l'evento, evento importantissimo, 20 milioni di visitatori, tantissimi soldi che girano eccetera. Perciò quello che ha fatto Martina, specialmente per chi magari non è all'interno e non conosce bene l'evento, è fondamentale. Mi ha tranquillizzato invece Mirabelli, mi ha tranquillizzato perché in una regione ad alta densità mafiosa, qual è la Lombardia, e da dove risulta da tre processi fondamentali, cioè dove ci parte giù dei crimini di Milano, che ci sono 17 ndrine o famiglie mafiose soltanto nel Milano, nella provincia di Milano. Locali, eh? Si chiamano locali. Sì, sì, cioè, sono lì, locali, ndrine, sono una cantucata. Perciò dire, in una realtà come questa quello che ci dice Mirabelli ci tranquillizza e ci fa un po'
stare tranquilli, anche se a me preoccupa tantissimo legato a quell'aspetto il fatto che arrivare con dei fortissimi ritardi all'evento, così come potrebbe verificarsi, ci dà meno possibilità di tutela. Gli accordi fatti dal comune, dalla regione, dalle organizzazioni sindacali, da Expo sicuramente ci aiutano, ma non solo sicuramente la panacea. L'ultima cosa, mi preoccupa invece l'intervento del vice sindaco. Mi preoccupa quando parla di non avere fretta. Purtroppo credo, io da questo punto di vista credo che siamo in fortissimo ritardo. Perciò fortissimo ritardo su Expo, perché fortissimo ritardo, perché le altre esperienze, almeno quelle che io in qualche modo ho vissuto e ho conosciuto, parlo di Saragozza dove praticamente non è rimasto nulla, ma è rimasto soltanto un quartiere che sembrava, io ho visitato circa 3 mesi dopo, sembrava una città bombardata. A Shanghai, dove non mi sembra che ci siano molte possibilità di riutilizzo di quello spazio lì, a me preoccupa, perché forse bisognerebbe cominciare a decidersi e a dire quello che si fa. Prima eravamo preoccupati perché nel consiglio comunale al comune c'erano dei soggetti che pensavano ad altro sicuramente. Oggi non è così. Oggi i soggetti che ci sono pensano alla città, pensano al territorio, pensano all'area, pensano ad una realtà, l'asse del Sempione, che oggi vede impiegati e lavoratori circa 1.500-1.600 lavoratori fissi e che potrebbero avere uno sbocco all'interno di quello che è il sito. A me viene in mente la RAI, poi ovvio che sono scelte che ognuno farà, ma credo che si debba cominciare a decidere cosa fare perché l'ex poi domani mattina. Io ho due considerazioni, una che mi sta fuori dalla sua osservazione, e questo lo avrei chiesto, Martina ne aveva quasi accennato, vorrei fare che era bene, avendo assieme al Parlamento, su questo problema. Il problema della convenienza dei nostri prodotti. Io mi viene subito in mente che noi abbiamo fatto un meccanismo per eliminare il Ministero dell'Agricoltura, ma soprattutto della nostra esperienza. Non siamo stati capaci di eliminare il Ministero dell'Agricoltura. Quindi questa trattazione di italiani, quindi riuscire, io perché a me piacciono, che sono i vini e i formaggi. A me è capitato, quando fare alcune settimane in Francia, io quando, cioè, vengo informato, non è niente a dire, perché vado sul lato di casa, vado nel supermercato, c'è un banco lungo 10 metri di formaggio. Quindi la valorizzazione dei nostri prodotti, quindi della nostra agricoltura, del turismo, deve essere un fattore basilare per l'attività e quindi deve prendere spunto dell'Expo per valorizzare, proporre, riqualificare questo, ma anche le politiche, perché i nostri produttori non riescono a potenziarsi e fare del marchio come fare il Sant'Egno, questo è anche un problema. Un'altra considerazione di tipo politico, io come militante del PD e ci tengo, allora noi non dobbiamo fare via con l'Expo, ma non l'Expo, ma anche sul seguito, come ha accennato il compagno, sul seguito, perché nel 2016 abbiamo le elezioni comunali. Dopo l'Expo cosa succede? È come fanno il terremoto
No, perché voglio capire, io ho detto tante attitudini giornali, però non ci riesce a capire perché a volte è 50%, 50%, visto che 40% va oggi, sono nella regione, quindi io sono del Comune. E quello che capire perché questa cosa, vogliamo capire veramente i risultati delle leggi, perché i cittadini così in una maniera più alta, e non si riesce più a tenere quello che va a fare. L'acqua di mano da aumentare, la ringrazio. Il tempo di fare questo lavoro,
che non iniziamo per pubblicare, per il quale siamo davanti molte giorni, quindi non è che stiamo aspettando delle idee, e scegliere una proposta qualitativa per il futuro di Milano migliore. In questo senso, dicevo, non bisogna avere fretta, perché la paura di fare subito rischia poi di dire dei sì senza andare a vedere se c'è la sostenibilità economica e c'è veramente la possibilità di portare a termine quel progetto. Siccome lei sa, lo faccio l'assessore urbanistica di cui non c'è più una persona di cui perché parlava dei negozi vicinati prima, sono quell'assessore che si porta dietro alcune scelte urbanistiche piuttosto faticose e alcune anche molto scelerate e che oggi da gestire sono veramente faticose perché ne è venuta meno la sostenibilità finanziaria. Noi facciamo bene al nuovo Expo se facciamo un progetto di alta qualità che tenga sicuramente in considerazione la necessità che quel luogo continui a vivere, che quel luogo continui a rappresentare quello che è stato Expo e quello che può essere il futuro di questa città in termini di occupazione, in termini di prospettive, ma su gambe sicure e certe e su valutazione certa. E io penso anche che sia possibile immaginare uno sviluppo per tale, quindi è molto importante oggi capire come noi riusciamo a presidiare il territorio anche mantenendo in vita alcune strutture che andremo a realizzare da adesso. Poi noi abbiamo alcuni elementi che già esistono, abbiamo la cascina di Lunza, la cascina di Lunza che per volontà del comune non solo viene ristrutturata ma diventa anche il centro dell'organizzazione del volontariato sociale di Milano. È il primo grande presidio che noi metteremo su quel territorio. Abbiamo il Partito d'Italia, che non gestiamo direttamente, ma per il quale lavoreremo perché è un altro presidio. Abbiamo tutta un'altra serie di cose che potranno, pensiamo soltanto alla grande opera di urbanizzazione che è oggi in corso di realizzazione, che ci portiamo dietro e che ci aiuterà a garantire la qualità e la vita di quel territorio. Poi, ripeto, io penso che avere fretta oggi andiamo a una ragazza pericolosa fra gli attivicelli. Ecco, io non voglio fare il cieco con questo gattino, vorrei fare un gattino che cammina, poi lo realizzeremo anche per fasi, non ho paura di questo, però deve essere un gattino sostenibile, quindi non riempiamoci la bocca di grandi disegni, di grandi progetti senza prima aver verificato la capacità di realizzabilità. In questo senso dico bisogna lavorare solo come lavoriamo, ma non bisogna farsi prendere dalla fretta o dall'idea che un progetto ci piace più di un altro. Tenete presente che l'area è molto, molto importante, su questo forse dobbiamo fare veramente dei momenti di approfondimento. Noi stiamo parlando di un'area che diciamo è alla dimensione di due quartieri importanti, quindi è veramente un'area di notevole dimensione. Abbiamo un parco da realizzare, qualcuno diceva prima, che deve occupare il 52% almeno di quell'area, quindi dobbiamo anche pensare come quel parco può rispondere, come può ereditare quello che è stato Expo, ma può anche rispondere alle esigenze del nuovo Expo. Quindi in questo senso ribadisco oggi che bisogna lavorare solo, sapendo che non dobbiamo, insieme a vedere in modo molto chiaro, non dobbiamo lasciare il deserto il non presidiato, ma il progetto che deve venire fuori dal sistema che poi è stato pensato, che è quello appunto del padre di gara, della grande partecipazione, deve essere un progetto che ha le gambe per camminare e che rappresenti un'occasione di lavoro, di nuova imprenditoria e di sviluppo per la città, oltre però anche di Cuba del territorio. Un'altra grande occasione che noi abbiamo è tutto questo gruppo di attività che si sta creando sul sito tra Farinetti, la biodiversità e Gabriele Petrini. Lì dentro c'è un germe importantissimo che può diventare un'altra cosa per il dopo. Per mettere insieme tutte queste anime, lo ripeto, non può essere fatto con fretta, con attenzione, ma un conto è lavorare sapendo qual è l'obiettivo, un conto è per fretta, sono due cose diverse, sono, e questo per quanto riguarda il governo, comunque è necessario fare evidentemente degli approfondimenti sul governo.
Ma venire adesso, io penso che ci sono detto due cose molto importanti. Intanto questa cosa che già Expo ci può esserci un nuovo modo di affrontare lo sviluppo della città, mi sembra molto interessante. Però lo sviluppo della città che comincia a dare delle risposte, perché mi permetto di dire, tra l'altro sono i miei progetti, però oggi anche da tutto il progetto di Isola, tutto il progetto Porta Nuova, sta avendo degli elementi positivi, anche per il territorio, anche perché questa amministrazione ha fatto a un certo punto delle scelte diverse sulle risorse che ha avuto quelle che in qualche modo rimaneva, mettere a disposizione dei quartieri del territorio per rendere il nuovo, no, coordinato e collegato a ciò che c'era prima e anche nel rispetto della città, per la democrazia delle esigenze, penso al centro civico, penso al modo in cui abbiamo risolto il problema della stretta, ma anche di questo se ne può parlare. Sono assolutamente d'accordo che bisogna fare una riflessione, non so se questa è la sede, sul problema della crisi dei negozi vicina. Che cosa sta facendo l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale intanto sta mettendo in rete tutti i suoi immobili con dei cambi che sono assolutamente, diciamo, possibili per quanto la Corte dei Conti ci consente di fare, e lo stiamo facendo anche in quei quartieri dove i negozi vicinando rappresenterebbero anche una scommessa potere occupazionale sociale. Non risolviamo però il problema del commercio, del piccolo commercio, se non facendo un accordo tra grandi proprietà immobiliari e attività commerciale, perché il problema dei costi è un problema assolutamente serio e lì forse ci dobbiamo mettere anche un minimo di testa dal punto di vista nazionale per quanto riguarda incentivi, esenzioni, riduzioni di una certa climatizzazione, certo, assolutamente. Ma io avrei tante altre cose da dire, ma che cosa lascia Expo a Milano? Allora ci rendiamo che Expo lascia l'Arsena. L'Arsena è un grande intervento per la città di Milano e non riguarda soltanto quella zona, riguarda tutto Milano. Perché riqualificare, rimettere in sesto e in uso l'Arsena significa ridare all'acqua di Milano, ai capiti di Milano, una voce, una qualità, un'immagine che ricadrà sull'intera città di Milano. Noi ce lo siamo troppo dimenticato che Milano è anche una città dell'acqua. Ebbene, l'intervento che noi faremo sulla Darsena, sulla riapertura del grande porto della Darsena, immaginatevi che cos'è oggi, che cosa è stato ieri, che cosa avrebbe dovuto essere la Darsena. Questo è, vi assicuro, una grande scommessa e ci stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che Expo ce l'abbia la Darsena e che la Darsena ricoprisse qualificata a rendere Expo. Io so bene che cosa significa e che cosa sono significati i mondiali del 90 in termini di schedule, non voglio prendere un metro, ma l'ho buttato giù io, lo schedule dei mondiali del 90, non un altro, quindi, e ne abbiamo fatto un parco e un'area che restituiremo alla cultura. Quindi Expo è anche questo, Expo è anche una serie di interventi importanti che sulla città ci saranno, che riguardano sicuramente la riqualificazione di parti pubbliche importanti, ma Expo è anche un meccanismo di imprenditorialità che è tornato nella città e che vuole investire per andare a sistemare alcune parti pubbliche. Poi oggi al tavolo non c'è la regione, questo io credo che ci potrà essere altre occasioni, ma se addirittura a livello politico il sindaco e il presidente della regione hanno concordato nel dire che non è necessario che tutte le volte ci sia il sindaco e il governatore a rappresentare Expo, lo possiamo dire ancora più a livello territoriale su alcune cose, cioè stiamo veramente lavorando insieme anche con le diversità, ma su Expo ci stiamo impegnando tutti a lavorare insieme. Fatemi dare una risposta a quel signore, io sono assolutamente d'accordo sul progetto della ciclabilità fra i parchi e della rete fra i parchi, è una delle cose su cui stiamo lavorando. Noi non possiamo pensare però che tutto verrà fatto adesso, perché le risorse di Expo sono quelle, il comune ha delle difficoltà a sua volta, dobbiamo
secondo me vedere in prospettiva. Per Expo si può fare molto, ma quello che diceva Martina, a cui lo tengo molto, Expo metterà in moto un meccanismo che poi ci portiamo dietro, che è un meccanismo virtuoso di una città che è capace di fare impresa e di esprimere se stessa anche attraverso delle realizzazioni importanti, attraverso un buon rapporto tra pubblico e privato. Due cose, fatemi rispondere al cittadino sulla categoria. Allora, anche noi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo chiesto a Maroni di mettere la testa sulla possibilità di cambiare pagina, perché noi lo sentiamo profondamente, la necessità di smetterla con questo gioco di un'area che l'avete vista voi, sul luogo del fallimento, è un comune che è in qualche modo in balia del fatto che Ale non fa più niente e non ha più le possibilità di farlo perché c'è la condizione. Abbiamo ancora una volta detto, verifichiamo se c'è una terza via, ognuno ha il proprio patrimonio, ognuno ha il proprio patrimonio, in un organismo di gestione assolutamente pubblico, assolutamente pubblico, che però consenta anche al comune di stare al tavolo e che consenta di rimettere in moto un meccanismo di manutenzione, di gestione e che metta sul tavolo anche la possibilità di pensare a ripensare tutto il sistema, tutto il sistema dei campi. Noi siamo assolutamente d'accordo e convinti che se si abbassano un po' i campi, forse si diminuisce anche la morosità. Questo è il lavoro che vogliamo fare. Non è detto che ci riusciamo, non è d'accordo. Non è un accordo chiuso. Abbiamo, ci siamo dati un tempo per lavorare e per vedere se è possibile uscire da quella situazione, da questa situazione che non è più, con la parte di più, compreso il comune, di mettere delle risorse, ma in modo trasparente, perché non vogliamo puntare. Certo, ma anche i sindacati ci saranno sicuramente, anche loro devono capire che è arrivato un momento in cui bisogna cambiare l'approccio, tutti dobbiamo capire. Oggi si possono mettere delle risorse comune che ha voglia di farlo, di fare questo sforzo, però non devono andare in quel buco meno, devono andare per le case e per gli inquilini. Questo è quello che il comune ha chiesto e per il quale stiamo lavorando. Ci siamo dati due mesi, se non ci riusciamo, non è detto che il comune non decida, in qualche modo comunque di farlo da soli. Dobbiamo uscire da queste fasi, non possiamo essere fuori da tutto delle case popolari con tutte le difficoltà che ci portiamo. L'ultima cosa è l'agricoltura, scusate, noi abbiamo un distretto agricolo milanese con il quale stiamo facendo un grosso lavoro di tipizzazione dei prodotti. Addirittura abbiamo avviato un soggetto che è della grande distribuzione la possibilità di introdurre alla commercializzazione con un'individualizzazione, con una tipizzazione di alcuni prodotti del distretto stesso. Stiamo facendo la mappa e quel corso delle grandi aziende agricole milanesi. Questo è quello che sta facendo Milano nel suo piccolo. Milano che è in molto tendenza rispetto a quello che diceva il cittadino, ma ha introdotto l'assessorato all'agricoltura per far capire quanto secondo Milano l'agricoltura è importante. Fare rete. Noi vogliamo fare rete. Noi attraverso il nostro distretto agricolo milanese abbiamo convinto la regione che l'esperienza degli dovrà essere considerata. La regione ha approvato la delibera sulle realtà rurali. Quindi noi ci siamo e ci vogliamo lavorare e pensiamo che la agricoltura sia oggi, l'ho scritto pochi giorni fa, una grande occasione economica, non solo per Milano ma anche per la Lombardia. Ci dobbiamo poi lavorare insieme. Velocissimo, tra altre cose, la prima parola di chi c'è sulla cultura. Perché io condivido l'ipotesi che è stata messa in campo, poi bisognerà vedere appunto come si evolve questa idea di una nuova società di gestione, come immaginiamo, che ricordo nuova legge sulle aree ha stromesso dalla possibilità.
fare una gestione di aree condivise, che bisogna cambiare, che aree così come funziona. L'ho detto al consigliere regionale per 7 anni, continuo a pensare. Io però ho già detto una cosa, io trovo lo stupore di questi giorni sul fatto che le aree non funzionano sospetto. Non vorrei che si usasse questa cosa delle aree che non funzionano per nascondere le mie responsabilità. C'è la responsabilità della regione, di quella legge 26 che non garantisce il finanziamento delle aree, che non garantisce il finanziamento, non si possono gestire i patrimoni come quello di Napoli senza soldi. Non si possono. Allora, questo tema c'è anche in rapporto alla nostra società. O la regione si prende le sue responsabilità invece di scaricarle sulle aree che sembrano delle cose che sono a parte d'aria, oppure pensando che tutto si sistema con le governance, con gli assetti societari. Guarda, possiamo costruire una società migliore del mondo, ma o si trova un sistema di finanziamento che non può essere delegato agli inquilini, chiedendo agli inquilini delle case popolari di gestire, o si fa questo, o se no non si riesce a fare niente. E allora tutta questa discussione di questi giorni, io sono d'accordo, però vorrei evitare, dobbiamo essere tutti consapevoli che questa discussione di questi giorni sulle aree, sulle distorsioni, su questo, cioè, io non capisco la novità, cioè, dove sta, cioè, ci voleva una due diligence per scoprire che le aree erano gestite così, ci voleva una due diligence per scoprire che le aree non erano soldi. Che si sta facendo la regione, sta facendo un grande polverone. D'altra parte l'assessore regionale alla casa è riuscita a spiegare che non le aree non riescono a funzionare perché abbiamo messo lì cedini su una cosa che è stata abolita da un anno. Ho l'impressione che più si cerchino delle scuse per non assumersi le proprie responsabilità che assumersi le proprie responsabilità. Ecco, io penso che il comune di Milano debba andare avanti sulla società ponendo però anche il tema del finanziamento. Lucia ha già detto delle cose che volevo dire io, riconoscendogli dei miei, perché io penso che noi sul dopo Expo possiamo guardare con fiducia, anche perché ci possiamo fidare di chi sta conducendo questa vicenda in questi giorni. Ha già detto cosa è rimasto nel 90, lo sappiamo, però diamo atto che questa amministrazione, c'è l'assessore che ha sistemato dopo molti anni quella aberrazione che era quell'albergo non finito, lasciato lì a metà di Montelano, che era fatto unito. Ora, io non credo che sia questo, anche per la qualità degli amministratori che ci sono in campo. Io non penso che la vicenda milanese sia, come dire, paragonabile ad altre vicende, né a Siviglia piuttosto che a Lisbona, dove c'è una situazione come quella che si vede, neanche a Shanghai, dove quello che si sta facendo adesso l'hanno deciso prima ancora di cominciare, perché io sono andato e non avevano ancora messo giù una pietra di Expo e avevano già venduto tutti i terreni a società che adesso ci stanno facendo i grattacieli, perché a Shanghai ci sono 500 multinazionali che chiedevano una sede e quindi era un'altra cosa. Ora, qui io penso che la scelta che ha fatto il comune sia una scelta di fare una discussione pubblica, sapendo che ci sono dei paletti. C'è un paletto che è il 51% di verde, che è un paletto importante, ci sono delle volumetrie consentite
sono di un certo tipo, io credo che la discussione pubblica che si deve aprire, che si deve allargare più bene il bando del comune, è quella su quale funzione pubblica si vuole ottenere, qual è l'interesse di Milano rispetto alla funzione pubblica che si colloca lì. Allora, su questo c'è una discussione aperta, forse è utile il tentativo che si sta facendo di ordinare quella funzione, quella discussione, questa è una discussione. L'altra discussione che dobbiamo fare, credo che deve fare comunque, è che cosa resta in quel posto rispetto al tema di questo. Perché quello può restare un punto di riferimento su alimentazione, la valorizzazione delle produzioni. C'era l'idea del museo dell'alimentazione, c'era l'idea del centro studi di valorizzazione. Queste sono cose che possono anche aiutare a garantire che anche in futuro Milano venga visto come punto di riferimento rispetto a questo. L'ultima cosa la dico sulle materie di cui mi occupo. È vero, in diversi in questi giorni, quando discutiamo di Expo, dicono i ritardi con cui si è arrivati a dover fare alcune cose in tempi strettissimi, c'è il rischio che aiutino le infiltrazioni, perché le barriere. Ecco, io credo che questo non sia questo. E la ragione è quella che ho detto prima, perché ci si è attrezzati prima. Si è partiti prima su questo fronte, perché comunque i poteri straordinari che sono stati dati sono poteri che garantiscono una velocità di intervento molto serio, perché il lavoro di coordinamento, le banche dati nuove, cioè, garantiscono che la prefettura possa dare i certificati antimafia in tempi rapidissimi. Di fatto si è chiusa una fase, che era la fase degli appalti e della verifica sui subappalti sulla piattaforma, ma soprattutto su, e lì sono state trovate 41 aziende che sono state interdette, tutto il lavoro sulla preconnessa, a tema, vuol dire tutte quelle infrastrutture che richiedono una forte movimentazione terra. Terreno più la varietà, poi sulla parte si infiltra più facilmente. Si è fatto un buon lavoro, prima. Adesso la nuova frontiera è, perché qui stiamo parlando sempre di appalti pubblici, adesso si tratta di riuscire a avere la stessa attenzione, alzare le stesse barriere per quello che riguarda tutto ciò che si muoverà in essere sul sito rispetto ai padiglioni che costruiranno i diversi paesi, che ovviamente avranno i loro canali privati. Ora, il fatto che nel contratto che società Expo ha sottoscritto con i diversi paesi ci sia l'impegno di tutti i paesi a lasciare che questo è un lavoro di cui parlavo prima, di accesso ai cantieri, verifiche, eccetera, si faccia, non è un invito, è un impegno, si possa fare anche nei cantieri che costruiranno i singoli padiglioni, è un fatto importante. Io penso che si stia facendo molto, o meglio, penso che stia facendo tutto quello che si può fare per quello che si conosce. Purtroppo la 'ndrangheta è una brutta bestia che ha tantissimi soldi in una fase in cui i soldi altri ne hanno pochi e che ha una grandissima capacità di cambiare continuamente. E noi dovremmo essere bravi a cambiare modificando anche le norme e modificando anche le iniziative per impedire che succedano queste cose. Chiudo dicendo, guardate, i rischi di infiltrazione, Simona diceva il rischio di cementificazione, di fronte a un forzo come quella di Expo
noi pagavamo le alternative. O di fronte a questi rischi ci chiuderanno, decideranno di non partecipare, oppure due anni fa si deciderà di restituire la sbirra, oppure abbiamo un po' fiducia in noi stessi, in questa città, nella sua capacità di costruire. Io penso che abbia fatto la scelta giusta, la scelta di investire tutte le istituzioni della città in un progetto, perché questo è l'unico progetto che può dare, aprire Milano, la sua vocazione, quella dell'apertura, e dare futuro a Milano e ai suoi cittadini. E non può diventare il motivo ulteriore di lasciare quel valore.